Ragazzi, benvenuti in questo primo episodio di Pokémon Marron Merda 2. È il 2 che rende tutto più bello. Ehi, come... perché c'era Charizard? No! Salve, sono Troy McClure. Forse vi ricorderete di me per guida con il dietro batuffoletto. Ma tu sai cosa? Ho Gladys Mulo Figo. Grazie per aver comprato Come diventare allenatore di Pokémon in 30 minuti con Troy McClure. Questo è un... ma che cazzo è questo? Visualizzato. La gente di questo mondo che cattura i Pokémon, alcuni li trasportano dentro le Pokéball, altri... beh, meglio non saperlo. Quello che importa è che tu sei qui per diventare allenatore di Pokémon, io te lo insegnerò. Sono sicuro che non starai più nella pelle. Dimmi, sei pronto per cominciare? Sì. Yeah. Non importa cosa tu abbia scelto. Tanto una registrazione. Come ti chiami? Gastano, ci chiamiamo Gastano, benissimo. Ci stava malapena. Io non posso sapere come ti sei chiamato, quindi per me sarei Timmy. Ok. Questo idiota è Ash, il peggiore allenatore di Pokémon di sempre. Ricordati di non seguire mai il suo esempio, coglione. Per infierire che cazzo è? Per infierire puoi insultarlo come preferisci adesso. Cosa scelgo? Perché non va? Ah, giusto, sì, vabbè. Cazzo, pirla più che altro. È un pirla per caso, sì. Puoi dirlo forte, è proprio un pirla. Ma dai, chi è che ha creato sto gioco? Timmy, il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Se vuoi continuare ad imparare a diventare allenatore, ti consiglio di comprare Come diventare un allenatore di Pokémon in 30 minuti 2. Metteremo il clover tutto. Ricordate, scavate da soli la vostra fossa e risparmierete. Avete capito? Questo DVD Come diventare allenatore di Pokémon in 30 minuti con Troy McClure è veramente una patacca. Per fortuna non l'ho comprato originale, ma non importa. Io che Pokémon ho chiuso dopo quella lotta a Città Laggiù. E Città Laggiù era quella del primo. Sono passati 3 anni da quando il nostro eroe ha sventato i piani del malvagio Tonio Cartonio. Ora si è trasferito in una città di nome Marron Villa, separandosi quindi finalmente dalla madre. Ora vive con la sua fedele serva e sembra aver perso ogni interesse verso i Pokémon. Non leggo, mi dispiace. La sua serva, scommetto. Serva, buongiorno signore. Passano gli anni ma il suo aspetto rimane sempre miserabile. Guarda come parli, io sono colui che ha sconfitto per sempre il temibile Tonio Cartonio, un po' di rispetto. Il prof che vive qui a fianco ha detto che voleva vederla. Sembrava importante. Molto bene, ho fatto un affare quando ti ho comprata su eBay. È qua, credo. No, ho sbagliato forse. Ciao Gastano, mio fratello Pirla è al laboratorio di Oak. Sembra una questione piuttosto seria. È davvero un Pirla tuo fratello? Quando glielo dici deve solo star zitta perché lo sa che è vero. Ora. Ok, c'è il Pirla. Perché c'è un Pikachu qua? Ah, sì. Pika. Sembra leggermente sovrappeso. Il suo aspetto non è dei migliori. Ah, sì, fanculo. Facciamo tutto. Quelli sono Pokéball, contengono Pokémon. In quello lo sapevo. Il professor Rock mi ha convocato, ma non c'è ancora. E qua non saprei dove andare. Credo... di sicuro no, in acqua. Qua? Ah. Aspetta, non andare. Dov'era lui? Vabbè. Non indovinerai mai cosa è successo, è terribile. Vieni al mio laboratorio e ti spiegherò tutto. E che Ash è un pirla lo sapevo già. E cos'altro? Credo che debba essere proprio un'emergenza se hai convocato una celebrità come me. Ash, ma quale celebrità? Ti hanno messo nel gioco solo per darti un lavoro, sorvoliamo. Gastano, la questione qui è seria. Immagino che ti ricorderai di Tonio Cartonio.
Come dimenticare? Dopo la disfatta di 3 anni fa è caduto nel tunnel della depressione, alcol, droga, ti faceva delle pere di blu mele che farebbero inorridire chiunque. Qual è il problema? Il problema è che dopo i primi tempi, secondo voi, secondo voci indiscrete, ha deciso di organizzare la sua vendetta e... Quali voci indiscrete? Sono stato io a dirtelo, ricordi? Taci, pirla! Sto parlando con Gastano. So che cosa stai per chiedermi, ma non posso. Da quella volta, lo so, è difficile per tutti, ma non abbiamo scelta. Vorresti lasciare tutto nelle mani di quel pirla di Ash? Ma non si chiamava pirla, scusa. Lascia perdere. Ehi, taci, pirla. I demoni del mio passato mi hanno perseguitato per anni. Ho dovuto cambiare casa, comprare uno servo su eBay e tutto questo per dimenticare gli errori di allora. E poi non mi è rimasto nemmeno un Pokémon. Questo posso provvedere io. Prendi pure quello sopra il tavolo laggiù. Temo di non avere scelta. Per me lo sapevo, ma lo sospettavo. Questo è stronzo, un Pokémon di merda, letteralmente. E stronzo l'avevo capito anch'io. Ma come si chiama? No, stronzo è il suo nome. È una massa di merda che assume la forma del suo avversario. Allora lo vuoi? Certo che lo voglio. Ho sempre voluto un Pokémon così. Certo che avrebbe potuto lasciarmi qualcosa di meglio di questo stronzo. Gastano riceve lo stronzo del professor Rock. Vuoi dare un soprannome a stronzo? No, mi piace già così. Tutto sommato a me era andata bene quando mi è capitato questo sorcio giallo. Sorcio leggermente sovrappeso. Cosa vuoi? Ecco. Metti alla prova il tuo stronzo. Coraggio Pikachu, diamo una lezione a questo vecchio. Io sono il grande Gastano, che ha sconfitto Tonio Cratonio per sempre, quasi. Pirla rivale vuole perdere. È il turno di Pikachu. Perché dovete... Ehi, quanta fretta. Sì, che è qua. Tutto il tutorial. Vince chi manda capo, vabbè, se ci gioco c'è un motivo per... credo di averlo già capito. Azione, trasformazione. Pikachu che nemico usa Rogito. Complimenti per la skin di Pikachu. Stronzo usa trasformazione. Porca pu... i suoi adesso. Tu hai uno show... ecco, bravo coglione, ho sbagliato. Gli faccio un... obiettivo principale, sì, ok, un tutorial di merda, ho capito. Sì, stronzo ha vinto. Ma che culo che abbiamo avuto. Statico, dai, che merda. Stronzo sale a livello 6. Forte questo stronzo però, eh. Come ho potuto perdere, maledetto sorcio. Gastano vince 80 euro. Vabbè, 80 qualche. Diventerò il migliore allenatore di tutti i tempi. Ecco un'altra delle sue crisi. Povero ragazzo, molto malato. Ok, andiamo. Però abbiamo il Pokémon che è una merda in pratica. Sia per come è messo, sia perché è una merda, appunto. Serva, curami. No. Ok, ora che la serva ci ha curato, possiamo andare a fare in culo, salvare, dai. Possiamo andare a combattere Tonio Cratonio di nuovo. Ma cosa vuoi? Guarda qui. Penso che questa frase che ho copiato da un cratello sarà fondamentale per la tua avventura. Consigli inutili. Grazie. Mi stai pigliando per il culo? C'era bisogno di scrivere un cratello per questa banalità del genere? Con cosa dovrei aprirlo altrimenti? Invocando il diavolo? In un rito esoterico? Spero di non trovarne perché già mi sono rotto le palle. Beh, ecco. Cos'è? Ratatatatatatata. Ok, vai stronzo, rendimi fiero. Avanti stronzo, colpiscilo. Abbiamo un...
Ratatatata, selvatico d'azione. Ma cosa cavolo è un soldato russo? Ratatatata, selvatico d'azione. No, ho anche una cuore lui. Vaccarancia, è la madonna. Avanti stronzo, non farti battere. Dai stronzo fallisce, sei uno stronzo. Nessuno può battere il mio stronzo. Una Pokéball? Pokéball sta minchia. Lotta, azione, dai. Bravo stronzo. Stronzo riceve 21 punti, yeah. Stronzo sale a livello 7. Terremo tutti col mio stronzo. Tu che vuoi? Ciao, lavoro allo spazio. Sì, sì, lo so, avete un tipo di droga, non sono nato ieri, ci so. Allora tieni, ti do un cappuccino. Hai ottenuto pozione. Ripone gentilmente la pozione dove cazzo li pare. Vabbè. Questo qua che ci fa in mezzo all'erba? Sposta, si sposta sto merda. Vedi quei dislivelli lungo la strada? Li vedo anche io. Ah. I consigli sono di certo più utili di quelli del gioco originale. Un'altra errata. Ah no, no, cos'è questo? Geodle. Geodle. Non ho capito. No. Ma che cazzo vuol dire? No, stronzo, no. No. Vabbè, il mio stronzo ha perso. Gastano non ha più Pokémon utili. Nel panico Gastano perde 56 euro. Dollari. Yen. Cosa sono? Gastano corre a casa, sì, ok. Presto serva, vedo la luce. Sei appena partito e hai già fatto game over. Devi essere proprio forte a questo gioco, eh. Zitto, ti rimando in Africa. Sorpassiamolo senza Geodol, Geodle, quel che è. Sì, quella mutazione genetica sgradevole. Oh. Non andrò di certo qui. E seguendo il vecchio gioco dovrei andare qua. Abbiamo ogni tipo di droga. Bello. No, ho sbagliato. E i comandi sono un po' rincoglionito. Ehi, arrivi da Maronville, vero? Beh, sì. Conosci il professor Rock, vero? Ho sempre avuto un debole per lui. Puoi farmi un favore? Riceve la passione del commesso per il professor Rock. La mette dove cazzo gli pare. Diamogli la passione del commesso per il professor Rock. Oh, Gastano, come sta il mio vecchio stronzo? Beh, sì, mi piacegli molto. Devi aver talento con gli stronzi, forse quanto Gianni Morandi. Cosa? Hai qualcosa per me? Tu che papà... Tocca il pacco del professor Rock. Ehi, fermo, quelle non sono Pokéball. Ehi. Non vi vergognate a fare tutto questo davanti a un bambino? Zitto, pirla. Per l'ultima volta, Ash, ormai hai 40 anni. Io diventerò il miglior maestro di Pokémon di... Eccolo, di nuovo partito. Gastano, non parlerò di te. Ora che ti siete sferito, ti servirà un'enciclopedia per conoscere tutti i Pokémon di questa regione. Ecco, prendi. Gastano riceve un foglio bianco. Minchia. E cioè, la crisi si fa sentire anche nel mondo dei videogiochi. E poi se la scrivi a mano con la tua calligrafia ti sarà più chiara. Gastano riceve una pacca sulla spalla. Gastano lo mette dove cazzo ti pare. Forza e coraggio, Gastano, abbiamo tutti fiducia in te. Quando finalmente sarai campione della Lega, sì, Ash. Qui noi avremo finito. Mi dirigerò verso le scene più profondi, Ash, per cortesia. Fino a che volerò e cieli più azzurri, pirla, hai rotto il cazzo. Bene, sembra che si sia fatto tardi, devo andare, la mia grande avventura è proprio dietro l'angolo. Pirla. Davvero un pirla a volte. Lagga, 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 lagga. E qua? Nel frattempo, in un luogo lontano da qui. Tonio per Tonio. Perché è buio? Ah.
Tonio, dannazione, quel vecchietto mi ha umiliato, non posso buttarmi giù. Devo fargliela pagare ad ogni costo. Silvio, mio signore, so che non dovrei permettermi. Ma l'altra sera in un bar ho origliato una conversazione tra due tipi. Parlavano di uno strano fossile del Monte Luzzo. Secondo la leggenda pare sia legato al controllo mentale, ma non c'è nessuna certezza. Gli esperti stanno facendo parecchi esperimenti. Certo che sarebbe un ottimo... È perfetto. Sono davvero un genio. Ma veramente, zitto puttanella. Non sappiamo che tutti che tipo di locali frequenti. Piuttosto, Lucio, recati subito a Monte Luzzo. E non osare tornare senza quel dannato fossile. E lavati i piedi, cazzo. Certamente, mio signore. Sento che la vendetta è ormai alle mie porte. Buah, ah, 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 ah. Leggo come Ugo traduttore. Siamo tornati a Segopoli, come si chiama? Oh, dopo il caffè mi sento meglio. Qui sono allenatore, cosa? Mi stai dicendo che non sei capace di... Senti, maestrino di sto cazzo, cattura Pokémon da 96 prima che tu venissi programmato. Quindi se adesso provi a far partire il filmatino col tuo utilissimo tutorial, prendo questa Pokéball e te la infilo dove la schiena cambia il nome. Perché c'è un Perché c'è un Pikachu qua di me? Fa niente. Lagga tutto. E un altro Pikachu è fisso. Ok, ci sono Pokémon? Non c'è un cazzo. Ok, vi lascio qua. E se smettesse di laggare? Ha smesso di laggare, pensavo... Ah! Ok ragazzi, finiamo qua l'episodio perché anche perché sta laggando troppo, voglio farlo riposare un po' sto computer, sembra un termosifone, fa un caldo in sta camera e questo qua che alimenta il caldo. E ok, finiamo qua l'episodio, ci vediamo al prossimo che spero che vi piaccia e ciao a tutti!